Siamo nello stand della Bosch, l'azienda che fornisce componenti alla gran parte delle case automobilistiche. Sono qui in evidenza quelli montati sulle auto più recenti e anche quelli che arriveranno sulle auto del futuro. Il nostro giro parte dalle soluzioni per ridurre i consumi ed emissioni. Si va dai più semplici sistemi a 48 volt, in cui un generatore e motorino elettrico consente di rendere ibrida una vettura con costi contenuti, all'e-axle, un complessivo che combina elettronica di potenza, motore elettrico e trasmissione, utilizzabile dalle case a scatola chiusa nelle loro auto a batteria. Proprio gli e-axle, qui uno davanti e uno dietro, per 300 kW complessivi, sono montati su una piattaforma con tutti i componenti più moderni e recenti della Bosch per le auto elettriche. Realizzata in alluminio dal partner Bertheller, la piattaforma è modulare. Le misure possono essere scelte in base all'auto che si vuole realizzare. Oltre a dimostrare ai costruttori tradizionali tutta la sua competenza nel settore delle vetture a corrente, con questo prodotto la Bosch punta a fornire la base tecnica alle start-up cinesi e statunitensi che vogliono produrre automobili elettriche. Fra le tante novità è interessante anche il cruscotto 3D in versione aggiornata. Sempre molto scenografico, a differenza di quelli già in produzione, può passare da 2 a 3D. Questo per soddisfare i gusti del guidatore e anche per mettere in evidenza, passando da 2 a 3D, i segnali di pericolo.